Salve ragazzi, sono Carlo Napodano. In uno dei miei ultimi video ho risposto ad un fan che mi chiedeva come mai nei miei video non parlassi mai d'amore. Vi linko appunto il video in descrizione se volete dargli un'occhiata, così magari vi collegate anche a quest'altro argomento. Ad ogni modo, nel discutere spiegai che sì, parlo di come migliorare la qualità del sesso, ma per il fine ultimo qual è l'amore. Dissi anche però che ci sono persone che a questo mondo non vogliono impegnarsi sentimentalmente, ma che comunque hanno determinate esigenze. E ho aperto questo canale proprio perché odio che la maggior parte delle donne che faccia sia sesso occasionale o sesso in coppia resta insoddisfatta. E sapendo che l'87% rimane a bocca asciutta, cioè non raggiunge l'orgasmo, mi fa rabbia. Per questo cerco attraverso i miei video, i miei consigli, in base alle mie esperienze, in base a ciò che vedo in giro, a ciò che vivo, di cambiare, mutare questa triste realtà. Non potete immaginare quanto è triste trovare ragazze che credono di aver problemi di eiaculazione. Spesso tale condizione porta le persone interessate a concedersi semplicemente al proprio partner e godere di quei pochi minuti di penetrazione, a volte arrivando appunto, come detto prima, a credere di avere loro stesse un problema. Spesso tali esperienze portano anche alcune donne a chiudersi in se stesse, a rifiutare il sesso e anche la masturbazione, portandole poi con il tempo a sentirsi a disagio con la propria sessualità. E credetemi, dopo sbloccarle sarà un casino. Ma qui la colpa non è loro, ma di noi maschietti. Ne sento di tutti i colori, sia sulla durata, sia sull'egoismo a letto, e spesso mi raccontano come sti ragazzi si giustificano per le rapide performance. Wow, ma niente di meno, chiamano flash, sono veloce, è una cosa incredibile. Uno degli esempi più sentiti è il «scusami, sei talmente bella che mi hai preso così tanto che sono venuto subito». Oppure «scusami, stavo come il pazzo, ero talmente eccitato e poi tu sei un qualcosa di travolgente che sono venuto in un niente». Ora, cari miei, ci può anche stare che voi venite subito per ovvie circostanze o per qualsiasi altro motivo. Però che cavolo, non fermatevi! Continuate, cioè ripulitevi e poi riprendete, ma non lasciatela così. Non vi nego che è una cosa che può capitare a tutti, anche a me è successo e non molto tempo fa. Uscì con una ragazza, classica cena fuori, bottiglia di vino, chiacchierata, per fortuna io piacevo a lei, lei piaceva a me, quindi c'è stata anche una sorta di attrazione. Capitiamo in macchina, ovviamente una cosa tira l'altra, io poi non mi fermo mai ai no incerti, pam, zac, e ci riesco. E raga, incredibilmente, cosa che non mi è successa nemmeno quando mi masturbo duro così poco, cioè roba di 4-5 minuti venni, io lì per lì mortificato, non so, sarà stato il vino, non vi so dire, oppure il fatto che mi piacesse molto. Cosa è successo? Che mi ritrovai un attimo mortificato perché durai un niente e da lì vidi già il suo volto comunque tra virgolette ancora voglioso e cosa feci? Dissi no, io ancora desiderio di te, facciamo una cosa, dimmi dove possiamo andare perché poi non giocavo nemmeno in casa, non sapevo nemmeno dove poter andare, andiamo da qualche parte, dimmi tu dove poterti portare. E in pratica lei mi portò in delle stanze che erano lì nella zona, luogo molto carino, molto simpatico, e raga, non vi dico, continuammo fino alle 5 di mattina. Lei dopo, entusiasta, stava benissimo, ovviamente voi direte, eccolo qua il fenomeno, fino alle 5 di mattina. Beh raga, può succedere, una volta raggiunto l'eiaculazione, la seconda volta dura molto di più, poi come vi ho sempre detto, so controllarmi, ci sono appunto vari metodi per controllarvi, vi consiglio anche di vedere quest'altro link in descrizione dove do alcuni consigli per il controllo dell'eiaculazione. E ritornando a noi, la serata andò alla grande. Ma perché vi ho raccontato tutto ciò? Non di certo per dirvi fatti miei, però per farvi capire che un altro al mio posto si sarebbe alzato i pantaloni, si sarebbe congratulato,
avrebbe parlato un po' il bla bla bla, avrebbe accompagnato a casa e sarebbe finita lì la serata. Beh, io no, sti cazzi, che me ne andavo via e la lasciavo così vogliosa e desiderosa. Assolutamente no. Anche perché se fossi andato via, sarebbe stata un'altra classica ragazza insoddisfatta del sesso occasionale. Ciò che io non voglio. Dunque ragazzi, basta egoismi, imparate a controllarvi. Poi raga, un'altra cosa, anche, cioè, per come la vedo io, se una cosa piace, uno cerca di farla durare il più possibile. Cioè, credo sia una cosa scontata. Quindi, prendetevi maggior cura della vostra partner e rendete il sesso un po' più durevole. E mi raccomando, se venite subito, non fate i pigri, non tiratevi indietro. Anche se avete bisogno un attimo di riposare, riposatevi e poi riprendete, non lasciate la ragazza insoddisfatta, anche perché che poi vi segnate la tacca sulla cinta oppure che dite ai vostri amici che siete stata con la tipa o con la tizia, ma lei sa che siete dei poco di buono o andrà a dire che siete dei poco di buono, non lo so, non è che è tanto una bella cosa. Quindi raga, controllatevi, imparate a gestire l'eiaculazione e fidatevi, vi troverete sempre bene. Beh cari miei, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che trarrete come sempre beneficio dai miei consigli. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati su tutti gli argomenti riguardanti il mondo del sesso e dei sex toys. E non dimenticate di seguirmi sui miei social, Instagram e Facebook. Noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video, perché il sesso è ovunque. Ciao!